Una cordiale buona giornata, ben ritrovati. Con l'informazione di prealpina.it apriamo con la cronaca con una brutta notizia. Purtroppo non ce l'ha fatta. Il 76enne è rimasto coinvolto ieri in un incidente sulle strade di Busto Arsizio, di cui vi abbiamo dato conto nel TG di ieri alle 19. Aveva avuto un malore mentre si trovava al volante nel sottopassaggio di Via Tasso via Palermo. L'anziano estratto dalla sua auto dai vigili del fuoco del distaccamento di Legnano e affidato alle cure degli operatori sanitari, era apparso subito in condizioni molto gravi, tanto che i soccorritori avevano immediatamente praticato le manovre salvavita per poi caricarlo e trasportarlo al pronto soccorso cittadino, dove però, nonostante il prodigarsi dei medici, non c'è stato più niente da fare. Ci occupiamo adesso della grave siccità che sta colpendo anche il nostro territorio, molteplici le conseguenze negative che naturalmente si riverberano anche sul Lago Maggiore, impicchiata il livello delle acque, tanto da costringere la navigazione Lago Maggiore ad intervenire con delle limitazioni, i particolari nel servizio che segue. Siccità è sempre più emergenza. Domenica sera il Lago Maggiore ha raggiunto la prima soglia di magra e ieri il consorzio del Ticino registrava un dato di 7 centimetri sotto lo zero idrometrico. L'afflusso di acqua in entrata da fiumi e torrenti era di 119 metri cubi al secondo a fronte dei 133 in uscita dallo sbarramento della Migliorina. Ora la direzione della navigazione Lago Maggiore, a causa del basso livello del Verbano, riduce da 440 a 300 180 quintali il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi che fanno la spola tra le due sponde. Restrizioni che incidono sul lavoro degli autotrasportatori, costretti quindi a sobbarcarsi il lungo giro del lago. Intanto, l'Osservatorio del Po parla di crisi che registra valori mai visti da 70 anni. Rivoluzione dei rifiuti in 22 comuni del Varesotto aderenti a Coinger. I particolari di tutto questo nel servizio realizzato con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Dal 1 settembre parte la misurazione sperimentale della tariffa puntuale dei rifiuti nei 22 comuni aderenti al Coinger, per cominciare dal 1 gennaio 2023 con l'applicazione della tariffa stessa. Una rivoluzione che coinvolgerà 100.000 cittadini e 50.000 utenze, in quella che è stata definita l'operazione più importante che Coinger ha sottoscritto nella sua storia, ha detto l'amministratore unico Fabrizio Taricco. Un appalto da oltre 54 milioni di euro della durata di 7 anni. Per rendere possibili i rilevamenti saranno sostituiti i bidoncini presenti sul territorio con nuove attrezzature in grado di fornire informazioni sulla quantità e frequenze di svuotamento. Mentre per le utenze domestiche comincerà nei prossimi giorni la distribuzione del nuovo materiale, i bidoncini e i sacchi dotati di tag. Della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti si occuperà il raggruppamento di imprese Econord SPA, Iseda SRL e il calendario subirà delle modifiche. Sempre dai prossimi giorni sarà distribuito ai cittadini un opuscolo informativo dove verranno spiegate per filo e per segno le novità. Parliamo adesso di viabilità, un'odissea durata un mese, ma ora finalmente l'Ossola e il Canton Ticino sono nuovamente collegati, dunque una buona notizia per i frontalieri. ANAS ha annunciato infatti che sono terminati gli interventi di messa in sicurezza della scarpata lungo la strada statale 337 della Valle Vigezzo, al chilometro 28 in territorio comunale di Re. Qui, a poca distanza dal confine italo-svizzero, lo scorso 18 maggio si era verificato il cedimento del muro di sostegno della strada. Con il termine dei lavori, oggi è stato finalmente ripristinato anche il transito ferroviario internazionale. Varese, situazione di pericolo. Al Sacro Monte, dove la staccionata ha ceduto in un tratto pedonale. I residenti, armati di buona volontà, sono intervenuti, ma ora aspettano un intervento risolutivo. Il servizio. Gli abitanti del borgo mettono in sicurezza il Sacro Monte a Varese. Dopo le numerose segnalazioni rimaste inascoltate, ieri sera un gruppo di residenti ha isolato il tratto pedonale di Via Monte Tre Croci, in cui la staccionata ha ceduto.
I volontari hanno appeso cartelli che avvisano del pericolo di ferri sporgenti. Una premura verso i turisti, ma soprattutto un gesto simbolico per sottolineare quanto sia trascurato il nostro patrimonio UNESCO e spronare ad intervenire. Ora i residenti aspettano che qualcuno si attivi per sostituire la staccionata e riaprire così il tratto di strada delle Pizzelle. Nelle condizioni attuali risulta interdetto. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Buona giornata.